Da cosa sei vestito? Zombie. E tu da cosa sei vestito? Un investigatore morto. È contenta per la riapertura del parco e dell'organizzazione di questa festa? Contentissima, sì. Anzi, penso che sia un ottimo spazio per i bambini. Però si deve mantenere pulito, un po' di collaborazione da parte di tutti. Rinasce i Giardini del Mandorlo a Quarto grazie all'opera del Comitato dei Cittadini di Quarto sostenuto dal Movimento 5 Stelle. Questa giornata in realtà l'abbiamo organizzata proprio perché era necessario, dopo aver riqualificato il parco e l'abbiamo inaugurato il 5 ottobre, diciamo, questa nuova rinascita. Il parco dove c'era la necessità chiaramente di viverlo, quindi con una serie di iniziative, partendo da questa, abbiamo approfittato della festa di Halloween per iniziare a vivere il parco, perché in buona sostanza è vissuto solo la mattina quando i bimbi vanno a scuola, all'uscita della scuola, poi alle 7 viene chiuso e in buona sostanza non è che viene vissuto tanto. Quindi attraverso questa serie di iniziative che noi stiamo cercando, diciamo, di organizzare, il giardino ha preso vita e gli abitanti del quartiere, soprattutto, ma non solo, di tutta la cittadinanza quartiere, si possono nuovamente usufruire di questo spazio che era abbandonato e che invece adesso, rinascendo, è di tutti i cittadini. Quindi un intero pomeriggio dedicato ai giochi e alla festa di Halloween. Pensate, avete in cantiere altre opere di questo genere? Certamente sì, stiamo studiando qualche cosa, sicuramente lo faremo nel mese di dicembre in concomitanza con il Natale. Abbiamo delle diverse idee in cantiere da dover ancora sviluppare, però ci saranno delle belle sorprese per gli adulti, ma soprattutto chiaramente per i bambini.